Ciao, sono Stefano Martelli, fotografo professionista di matrimonio e in questo video vado a spiegarti quelle che sono le due caratteristiche che secondo me deve avere un fotografo di matrimonio per riuscire a garantire che qualsiasi tipo di inconveniente non vada a compromettere la riuscita del proprio servizio. Infatti, il primo concetto che devi sapere se ti stai per sposare è che il fotografo professionista specializzato nei matrimoni non è il fotografo che per forza, è in grado di fare foto più belle di altri, perché la bellezza, diciamo, delle foto è relativa, dipende dai tuoi gusti. Il fotografo professionista specializzato nei matrimoni è proprio il fotografo che riesce a garantirti la riuscita del servizio fotografico di matrimonio attraverso delle accortezze. In questo video ne vediamo due e allora la prima accortezza che io utilizzo per i miei servizi di matrimonio è l'utilizzo di una tracolla che mi permette di utilizzare contemporaneamente due macchine fotografiche diverse. Quindi ti faccio vedere subito di cosa sto parlando. Ecco, questa qui è la tracolla alla quale ovviamente andrò ad attaccare le mie due macchine fotografiche. E in questo modo io ho sempre con me due diverse macchine fotografiche. Adesso, per forza di cose, io vado ad utilizzare un tipo di attrezzatura piuttosto leggera, infatti utilizzo macchine fotografiche senza battery grip, quindi senza pezzi aggiuntivi, con lenti con obiettivi a focale fissa, quindi leggeri, corti, e utilizzo essenzialmente lenti a focale fissa per mia scelta, perché le lenti a focale fissa permettono di lavorare meglio in condizioni di scarsa luminosità, tipiche dei matrimoni, delle chiese e delle case durante la preparazione, e quindi vado ad utilizzare due macchine fotografiche. Perché vado ad utilizzare due macchine fotografiche? È una scelta ben ponderata, perché siccome potrebbe succedere qualsiasi cosa durante un matrimonio, la scheda di memoria potrebbe caricare qualche secondo in più, potrebbe bloccarsi, potrebbe scaricarsi di colpo la batteria, potrebbe succedere qualsiasi cosa. Se dovesse succedere qualcosa di questo tipo, cosa che per adesso non mi è mai successa, ma non si sa mai, io non faccio altro che mettere giù questa macchina fotografica, prendere l'altra e continuare a scattare senza compromettere la riuscita del mio lavoro. Quindi questo è un fattore di garanzia molto importante che il vostro fotografo di matrimonio deve garantirvi, deve spiegarvi e quindi voi dovete sapere queste cose in anteprima. Altra cosa, la seconda cosa di cui vi volevo parlare è la presenza all'interno di ogni macchina fotografica di due schede di memoria. Infatti, come potete vedere, all'interno di ogni mia macchina fotografica, sono presenti due slot che possono tenere contemporaneamente due diverse schede di memoria. Questo significa, ulteriore garanzia in quanto le vostre foto verranno copiate, quindi uno scatto singolo verrà copiato sia sulla scheda 1 che sulla scheda 2. Questo cosa significa? Avete mai sentito parlare di fotografi che perdono le vostre fotografie o che si danneggiano le schede di memoria? È perché o usano una sola scheda di memoria oppure utilizzano delle macchine fotografiche che non permettono l'inserimento di due schede di memoria. Io ho scelto appositamente di utilizzare attrezzatura che possa contenere due schede di memoria perché per i miei servizi vado a fare una doppia copia di backup degli scatti che effettuo durante il servizio. Così, se dovesse malauguratamente danneggiarsi una delle due schede, ho comunque gli scatti del matrimonio nell'altra scheda. Bene, per questo video ho finito, spero sia stato utile. Mi raccomando, informatevi sempre su queste cose perché sono cose importanti e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!